Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, io sono Moira e oggi continuiamo SimCity. Eravamo rimasti che dovevo mostrarvi la seconda metà, diciamo, della mia regione, quindi il lato, diciamo, delle città industriali. Questa è la prima ed è un'altra di quelle che hanno, diciamo, strutturato in una maniera abbastanza bizzarra. Infatti, beh, ora è notte, magari no, non lo notate molto, ma c'è una specie di pendio qua orribile e davvero ho fatto una fatica per riuscire. Ecco, adesso che sta diventando giorno lo potete vedere. Ho fatto una fatica a costruire queste strade, no, non ne avete idea. Comunque, come dicevo, questa è una delle città industriali. Abbiamo la parte industriale concentrata soprattutto nella parte, anzi, mi sa solo, sì. Solo nella parte, diciamo, bassa della città. Come elettricità andiamo bene, come acqua ora vedete che stiamo andando abbastanza bene, ma perché, come vedete, ho aggiunto un sacco di pompe idriche perché se no l'acqua appunto scarsava, era scarsa, insomma. Qui invece, vabbè, questo va tutto bene. Qui va tutto bene, 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 bene. Come cultura, livello tecnologico zero, ma anche perché insomma il livello di istruzione, di cultura, anche questo è abbastanza basso, quindi dovremo attendere che si alzi ancora un po'. Poi, per quanto riguarda le specializzazioni, abbiamo, se non sbaglio, eccola qui, la miniera di carbone. Poi abbiamo... basta, mi sembra, non... Ah no, eccola qui, mi sembrava infatti la miniera di minerali per l'estrazione appunto dei minerali. E poi come petrolio niente perché è una città priva di petrolio e basta, no, non c'è altro in questa città. Quindi direi di passare a quella successiva, che è questa qui. Eccoci qua. Allora, questa è di tutte l'ultima città che ho costruito. E infatti vedete che in certi punti, come qua sopra, deve ancora finire di svilupparsi. Dunque, vediamo un po'. Come elettricità siamo a posto, acqua a posto, acqua reflue a posto. Qua c'è scarsa un po'. Qui vediamo un attimo se... No, questo l'ho già ampliato al massimo, no, vabbè. Ci mettono un po', diciamo, i camion della spazzatura ad arrivare a raccogliere tutta l'immondizia in giro, però va bene. Qui va bene, va bene, va bene. E qua a livello di cultura va molto bene, però come livello di tecnologia siamo bassi. Allora, un attimo che guardo la scuola, mi serve la scuola. No, quella professionale, quella qui. Infatti ha pochi studenti. Se io ci aggiungo un po' di aule, ci aggiungiamo un'aula qua e vediamo così se magari... Perché la scuola professionale è quella che poi fa aumentare il livello tecnologico. Quindi speriamo che arrivi più gente. Come specializzazione qui abbiamo... Allora, come nell'altra città, carbone e minerali, ma anche il petrolio. È una città che va abbastanza bene, ci sono pochi abitanti, devo dire, però, ma perché appunto, come ho detto, l'ho iniziata da poco, quindi si deve ancora sviluppare. Infatti qui vedete ci sono case molto piccole a bassa densità, bassa media densità, che quindi possono ospitare poche persone. Bene, direi di passare all'ultima città, ultima
E devo dire anche quella che mi dà molti più problemi di tutte, perché non so perché, ma ci sono un sacco di problemi con i servizi, ovvero con gli incendi, la salute e la polizia. Nel senso che nonostante ci siano ben tipo due caserme dei pompieri, due ospedali, due di tutto, continuano ad esserci un tasso alto di criminalità, un tasso alto di morte, un tasso alto di incendi. E io non capisco perché, anche, cioè, non è una città che ha una bassa, come dire, una bassa cultura, che quindi possono esserci tanti criminali, la gente si fa male perché è stupida, ma ha una cultura anche abbastanza alta, cioè, non capisco. E inoltre, a causa del fatto che ci sono tanti servizi, come potete vedere, di incendi, salute e polizia, il mio budget è in rosso e sto rischiando di andare in bancarotta. Ora vi mostro, guardate, eccolo qua, 12 edifici bruciati al giorno, 5 morti al giorno, 18 crimini al giorno. Io proprio non riesco a capire come mai ci sia questa cosa, quindi direi che forse l'unico modo per ridurre questi numeri assurdi sarebbe quello di diminuire, insomma, la popolazione in qualche modo. Quindi meno popolazione, meno crimini, meno incendi, meno morti. E allora io direi, dato che c'è una, anche se piccola, una domanda, diciamo, industriale, ho deciso di togliere questa zona residenziale commerciale e fare industrie. Di conseguenza, togliamo le zone verdi qui, 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 qui. Tutto qua. Ok. E poi ci mettiamo, anzi, ce n'è ancora un pochettino. Distruggiamo tutte queste zone. Vediamo se le abbiamo distrutte tutte. Mi sembra di sì. E ora ci mettiamo le industrie. È rimasto. Cos'è rimasto qua? Un camion fuori strada. Ah, ecco, è ritornato dentro. Qui, 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 qui e qui. Ok, vediamo se ci sono altri posti dove si può mettere l'industria. Io direi, vediamo un po', anche. Vediamo questo lato qua. Questo lato qua è tutto un lato di negozi, beh, però dato che la domanda commerciale non è affatto alta, direi di mettere industrie anche qua. Quindi demoliamo. No, aspettate, che qua c'è anche la clinica, quindi no. Così, 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 fino a qua. E mettiamo industria. Direi anche qui. Quindi, questo cos'è? Negozio, negozio, stazione di polizia, negozio, industrie. Adesso voglio proprio vedere perché è una cosa incredibile. E guardate, il mio budget, cioè, continua a diminuire. Una cosa incredibile. E adesso vediamo perché veramente non so come mai ci sia questo fatto. E come vi dicevo, la cultura, addirittura quella tecnologica, sono buone. E di solito con più la cultura è alta, e meno c'è il rischio di incendi, di morti e di crimini. Perché la gente. Ecco. Mentre io parlo, intanto vado in bancarotta. Dicevo, perché la gente, essendo più intelligente, fa meno danni. Comunque, dicevo, siamo andati in bancarotta. Quando andiamo in bancarotta, si può o disattivare alcuni edifici, quindi ridurre le uscite dal budget, o aumentare le tasse, ma le ho già messe praticamente al massimo, se le aumento ancora la gente scappa.
approvare un'emissione obbligatoria, ovvero chiedere un prestito, ma io ne ho già chiesto uno, probabilmente adesso ne chiederò un altro, o abbandonare la città e iniziare un'altra. Io non voglio abbandonare la città, quindi mi vedo costretta a chiedere un altro prestito. Il problema è che, vedete, ci sono i prestiti 25, 50, 100.000 simoleon, solo che i prestiti come dire, devo ripagarli con un tot di simoleon all'ora, in questo caso 173. E anche quelli fanno diminuire il budget. Però non posso fare altro. Come vi dicevo, le tasse sono altissime. E ecco, è una delle, anzi, è l'unica città che mi dà così tanti problemi. Peccato perché era strutturata anche abbastanza bene, era molto carina, insomma, avevamo zona industriale, zona residenziale, commerciale sopra, qui e sotto, zona industriale qui, quindi era messa abbastanza bene. Dopo, come specializzazione abbiamo carbone e basta, credo. Sì, solo carbone. E quindi, insomma, era abbastanza carina come città, però c'è questo problema. Vediamo poi se c'è qualcos'altro che posso fare. Fatemi pensare. No, perché magari ridurre ancora un po' le zone residenziali tipo queste. E mettere altra zona industriale, così quasi. Allora, togliamo, togliamo. Ecco, un'altra bancarotta. Ah, questa volta facciamo da 100.000. Dicevo, togliamo. Non riesco a toglierlo. Ah, ecco. Ok. E adesso distruggiamo. Via, 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 via. Vediamo qua cosa c'è. Residenza, residenza e residenza. Anche qua. Ok, e adesso zona industriale. Tanto mi dice che ci sono le tasse alte, lo so, ma non posso fare altrimenti. Ok. Vediamo se così si diminuisce un po' la popolazione. Tanto qua mi dice il servizio è lento. Ecco, guardate, stanno già diminuendo. Da 18 intanto siamo andati a 14 e anche qui erano 5 prima e ora siamo a 3. Gli incendi sono sempre quelli. Vabbè. Anche perché ospedale, cliniche, stazioni di polizia, stazioni antincendio le ho già portate al massimo, cioè le ho. Le ho completate al massimo, quindi non ho altri mezzi con cui soccorrere la popolazione. Però guardate, insomma, che carina che era questa città. Era molto bella. C'è un edificio abbandonato qua? Cos'è? Sì. Ce ne sono due. Dov'è l'altro? Ah no, questo è sempre questo. Ah, eccolo qui. Edificio in fiamme. Ok, quindi vediamo un po'. Mi sembra che no, siamo sempre in rosso. Poi ci sono queste malversazioni che non si sa, ogni tanto capitano, cioè la gente che lavora male in banca e mi fa perdere soldi. Comunque abbiamo guadagnato perché abbiamo venduto il carbone. Stiamo guadagnando perché abbiamo venduto il carbone, quindi io direi subito di toglierci uno dei prestiti. Sì. Ok. Abbiamo perso 25.000 simoleon, ma abbiamo ridotto il costo da pagare ogni mese per l'obbligazione. Problema qui. Fermata non collegata. Beh, adesso si è collegata da sola. Va bene. Io con questo ho concluso. Vi ho mostrato tutte le città della mia regione e quindi direi che dal prossimo episodio possiamo iniziare a costruire una città tutta nostra. Quindi lasciatemi un piace e un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!